A che punto siamo con la trasparenza del PNRR? Come Libera e Gruppo Vele abbiamo provato a fare chiarezza con l'aiuto di 124 attivisti e attiviste da tutta Italia. Abbiamo monitorato lo stato di trasparenza del PNRR sui siti dei 109 comuni capoluogo di provincia tramite le determine di accertamento dei fondi di PNRR, ossia i documenti che certificano il passaggio dei soldi dallo Stato alle amministrazioni. Con i dati ottenuti abbiamo costruito un database civico di 1731 progetti che poi abbiamo comparato con i dati sulla territorializzazione rilasciati dallo Stato. E gli esiti ci hanno sorpreso. Nel nostro database ci sono ben 900 progetti non coincidenti con l'ultimo rilascio dati istituzionale su Italia Domani, una differenza per il 56%, ben oltre la metà. I dati risultano ancora diversi se si incrocia il nostro database con quello di ANAC. 328 progetti mappati da noi non sono presenti su quest'ultimo. Infine, di tutti i progetti che abbiamo trovato, 166 non appaiono in nessuna fonte istituzionale, né sul database Italia Domani né su quello di ANAC. Non possono esistere due trasparenze diverse. I dati devono essere coerenti sempre e su ogni fonte istituzionale. Sulla base di ciò, abbiamo deciso di rivolgere 5 domande al decisore nazionale e locale. Quanti e quali sono effettivamente i progetti attivati dai comuni con fondi del PNRR? Che ne è dell'unicità del dato? Se il nostro database civico e quelli dello Stato riportano informazioni differenti? Se il primo dataset è stato rilasciato a dicembre 2021, il secondo a marzo 2023 e il terzo a giugno 2023, qual è il criterio e la frequenza con i quali lo Stato pubblica i dati? Tra gli ultimi due dataset di Italia Domani si sono aggiunti nuovi progetti, mentre altri invece sono spariti. Come ricostruiamo allora la filiera informativa dei progetti di PNRR? Se vengono cambiati in corsa gli elementi utili a confrontare i dati? E dunque, quando dobbiamo aspettarci che lo Stato ci consegni un portale fondato su trasparenza, semplicità, immediatezza e personalizzazione, per come promesso dal PNRR stesso? Insomma, grande è la confusione sotto il cielo del PNRR. Ecco perché chiediamo al decisore nazionale di istituire un portale unico con dati davvero aggiornati e trasparenti e proponiamo ai comuni di dotarsi di pagine specifiche sul PNRR complete di tutti i documenti amministrativi. Il rispetto del nostro diritto di sapere è indispensabile per costruire un reale argine contro le infiltrazioni mafiose e contro gli interessi di corrotti e corruttori sul PNRR.